3 secondi e realizza Amadori l'ultimo canestro. Bellissimo, anche un po' fortunato il canestro, però questo mostra che quando c'è voglia e quando ci si crede in qualche cosa anche la fortuna aiuta le audaci, come dice il proverbio. In questo, esatto, questo è il caso eloquente in cui i proverbi questo è avvenuto. Si è coordinato benissimo negli ultimi 2 secondi che le erano rimasti Amadori ed è realizzato il canestro del pari 26, quindi prima frazione che si chiude in parità fra Bauer Matera e San Severo. Intanto magari possiamo anche ricordare le altre partite di questa 10ª giornata di Serie A Dilettanti girone B. Trapani, Ruppo di Puglia, Ostuni, Perugia, Sant'Antimo, Ferentino, Palestrina, Molfetta, Siena, Barcellona, l'anticipo di ieri sera, e Agrigento, Potenza. Bauer Matera che dopo questo turno interno farà visita al Ferentino, una delle squadre più attrezzate per questo campionato, per poi sfidare ancora in trasferta l'Agrigento e chiudere prima della pausa natalizia con Potenza il 20 dicembre qui al Palasassi. Quindi primo quarto che si chiude sul 26 pari, sicuramente ottima la prova per gli ospiti da parte di Rugolo che ha infilato 4 triple di fila quasi per i giocatori pugliesi, e adesso squadre che sono pronte a tornare sul parquet per il secondo quarto di questo match. Andiamo a vedere anche le formazioni per la Bauer Matera con il numero 4 Amadori, 5 ad Ercole, 6 Gilardi, 8 Provenzano, 9 Longobardi, 10 Lovatti, 16 Maestrello, 17 Hassan, 19 Grappasonni, 20 Candido. Coach Claudio Corà per San Severo, 4 Benedusi, 5 Salamina, 6 Fossati, 9 Chiarello, 10 Squeo, 11 Iannilli, 12 Marzoli, 13 Rugolo, 14 Rizzitiello e 19 Faggiano, coach Piero Cohen. Roster che sono quasi pronti per tornare sul parquet. Sicuramente un primo quarto abbastanza equilibrato questo della partita fra Bauer Matera e San Severo. Guardando anche per il tempo che resta le classifiche di questa Serie A Dilettanti, per quanto riguarda gli assist troviamo per i giocatori oggi sul parquet, il primo è Fossati in 8ª posizione con una media di 2,67 assist a partita, una posizione più sotto Gilardi con una media di 2,33. Per quanto riguarda le stoppate, in 2ª posizione Fulvio Candido per la Bauer con una media di 1,67 a match, mentre Iannilli per San Severo con una media di 0,75. Poi andiamo anche alle palle recuperate, qui non troviamo nelle primissime posizioni i giocatori delle due squadre oggi sul parquet, mentre per quanto riguarda i punti c'è Rugolo in 3ª posizione con una media di 18,57 a partita, e stasera sta dimostrando infatti tutto il suo valore, il giocatore ospite con 4 triple realizzate, 2 liberi già nella prima frazione di gara. Per quanto riguarda anche la classifica dei rimbalzi, primo in questa classifica il capitano della Bauer Francesco Longobardi con una media di 10,33 rimbalzi a partita, mentre per San Severo dobbiamo scorrere fino alla 9ª posizione dove troviamo Andrea Iannilli con una media di 7,25, in 15ª anche Fulvio Candido con una media di 5,56 rimbalzi a partita. Andiamo anche alla classifica che riguarda la valutazione dopo ogni match. In prima posizione troviamo Gizzi, il giocatore statunitense di Sant'Antimo, con una valutazione media a partita di 22,89. Poi troviamo Rugolo per San Severo in 4ª posizione con una media con 19 di valutazione. Scorrendo per vedere anche il minutaggio, la classifica del minutaggio, troviamo in prima posizione Gianluca Tommasiello di Siena con una media di 37,75 minuti a
partita. In undicesima per la Bauer Matera Maestrello con 34-22, mentre per San Severo non c'è nessun giocatore nei primi 15 di questa speciale classifica. Intanto stiamo attendendo che il gioco riprenda per il secondo quarto. Squadre che intanto si ritornano sul parquet. Corà che rimanda sul parquet i 5 che hanno chiuso il primo quarto, quindi Longobardi, Amadori, Grappasoni, Gilardi e Maestrello. Riparte il gioco in questo momento, altri 10 minuti di questo secondo quarto. Gilardi che manovra per la Bauer. Ora Marco Amadori contrastato da Rugolo per Maestrello che entra in area in mezzo a due, palla che termina fuori e c'è la rimessa per la squadra ospite. Maestrello voleva palla per i biancazzurri, Rugolo pronto in battuta, il direttore di gara l'ha pensata diversamente. C'è subito Senze che riparte con Fossati per Iannilli, davanti a lui c'è Grappasoni, Iannilli per Rugolo, pericolosissimo da quel punto del campo finora dove ha realizzato 4 triple. E adesso trova Ritiello i primi 2 punti del secondo quarto, punti di San Severo che riparte così con un più 2, 26-28. Gilardi ora dall'altra parte, Federico Gilardi che manovra, sfrutta un blocco di Grappasoni e cede a Longobardi che entra in area contrastato da Chiarello. Iannilli prova a cedere per Amadori ma interviene Rugolo che anticipa il passaggio e recupera palla per gli ospiti. Ora in possesso con Fossati che chiama lo schema ai compagni e cede palla a Chiarello, ora per Rizzitiello, Rizzitiello dentro per Rugolo che si gira contrastato da Amadori, non riesce a concludere perché è disturbato fallosamente a detta del direttore di gara da parte proprio del numero 4 biancazzurro Amadori. Amadori che esce in questo momento sostituito da Stefano Provenzano che era uscito per una botta al ginocchio destro, ora sembra recuperato e torna prontamente sul parquet per dare una mano alla squadra biancazzurra. Liberi per Rugolo che fino ad ora è il miglior marcatore della squadra ospite, ha realizzato il primo più 3 San Severo, 29-26, secondo libero tra i fischi del Palasassi, realizzato anche questo. San Severo che si porta quindi sul più 4 e Bauer che riparte subito, Longobardi ora in possesso, davanti a lui c'è Chiarello, Longobardi per Matteo Maestrello contrastato da Rugolo, ora Grappasoni per Stefano Provenzano, Maestrello prova dei 6-25, non realizza ma prende il rimbalzo, prova a servire Grappasoni, interviene Chiarello in anticipo sotto canestro e ci sarà rimessa per la Bauer. Ancora 22 secondi per l'azione offensiva biancazzurra, rimessa battuta in questo momento con Longobardi che cede a Gilardi, a sua volta per Maestrello che prova da due, la palla non entra, Grappasoni combatte in mezzo a tre al rimbalzo, è l'ultimo tocco di Chiarello, ancora rimessa quindi per la Bauer con Coccio Corà che effettua un altro cambio, dentro Norman Hassan, fuori Matteo Maestrello, positivo fino a questo momento il suo apporto, può essere prezioso anche quello di Hassan che finora in campionato sta facendo benissimo e si sta esprimendo sicuramente ad ottimi livelli. Adesso Federico Gilardi prova da tre, palla che purtroppo non entra e può ripartire San Severo con Rizzitiello che ha preso il rimbalzo e ha servito dall'altra parte Fossati, Rizzitiello ora dentro per Chiarello, sbaglia il canestro, riesce a realizzare ad una mano il 26-32, quindi più 6 San Severo che è sicuramente partita in questa seconda frazione. Bauer adesso tra Gilardi, palla passata a Longobardi, Longobardi davanti a lui c'è Chiarello, Longobardi entra in area tutto da solo da sotto, prova a realizzare, non ci riesce, palla recuperata ancora da San Severo, servito Rizzitiello liberissimo.